Ciao, buongiorno a tutti, buon sabato 27 febbraio. Dopo una settimana eccomi ritornata con il video svuota la spesa, ormai di consueto. Ho preso già la seconda volta questa abitudine di svegliarmi presto la mattina e andare a fare la spesa, così diciamo in mattinata sono a casa. Infatti sono tornata alle 10:30 perché ho perso un pochettino di tempo al déco. Comunque all'Eurospin sono stata pochissimo. Ho preso meno cose della volta scorsa perché la volta scorsa ho fatto una spesa più abbondante. Ma sempre qualche cosa l'ho presa questa settimana, però non la spesa della settimana scorsa. Partiamo subito. Avevo delle cose commissionate da comprare, dei miei anche. Allora, parto dai freschi. Devo dire che alcune cose le ho portate di là nel surgelatore dei miei, la pizza, le tre pizze dell'Eurospin Margherita, quelle rotonde che sono veramente buonissime, meglio di quella rettangolare con i pomodorini. Veramente per essere pizza surgelata è fatta in forno a pietra ed è morbidissima, ha un sapore meglio delle marche più blasonate. Sinceramente, sabato scorso era la prima volta che la mangiavo e mi è piaciuta tanto. Io mi sono messa questi capelli, questo cerchietto così tanto per cambiare. E niente, parto subito. Allora, alcune cose infatti le ho lasciate di là, tra cui questa pizza che ho speso 55,56 euro. Questo pacco di tre pizze, e poi mio padre voleva un bresaolo. Ho preso questa qua del marchio migliore di Eurospin, le nostre stelle, una per me e una per mio papà. Ora, in qualche borsa ho messo lo scontrino, quando lo trovo vi mostro le cose. Poi questa per mio marito, la mortadella, sempre di questo stesso marchio. E poi ho preso il salmone che è buonissimo, questo qua scozzese, mi pare 3,39 euro. La bresaola non mi ricordo. E con i freschi non ho finito, solo che altre due cose ho preso da decorare. Intanto continuo con Eurofin. Le solite brioscine, mio marito ormai vuole sempre queste, le simili, pangozzole, ma queste sono della Dolciando. Le riscaldo al forno e sono buone, dice lui. Poi ho preso un pacchetto di panini, questi morbidi morbidi, me li porto a scuola, panini al dogo. Allora, fino ad ora sono cose viste e riviste, ma ho preso qualche novità, perché vediamo, vi mostro all'ultimo. Vabbè, ho preso queste vaschette che servono sempre per fare i dolci, per fare cose che mi erano finite, queste qua rettangolari, e sono per 6 porzioni. Poi ho preso le solite focaccine per mio marito, questa qua, la Puccia della Grande Puglia. Poi ho preso i sacchetti, finalmente non me lo sono dimenticato di prendere i sacchetti. Quando mi porto le cose da mangiare, li metto nei sacchetti. Solo che avevo quelli proprio piccoli, che una volta avevo comprato da Lidl, ma non avevo fatto caso che erano quelli piccoli, non li avevo visti scritti. Stavolta qui ci ho fatto caso perché ho letto grandi e ho preso questi qua della Sistema Casa, che sono buoni. Altre cose ho preso di questo marchio. Poi ho preso, sempre ancora, queste sono cose miste, le prugne denocciolate, che sono troppo buone, veramente. Poi ho preso le salviettine imbevute che si possono usare per i bambini oppure per altre cose, che somigliano alle Trudi, sono veramente ottime, anche come odore, come assorbenza, sono ben imbevute. Poi, questo è il caffè decaffeinato per mia mamma, che non è granché, ma io in questo periodo, siccome ho ancora del caffè per mio marito, non ci vado nel negozio di capsule, perciò accomodo con questo, che mia mamma comunque se lo beve non fa storie. E poi i sacchettini, questi qua per l'umido, che da Eurospin costano pochissimo, questi qua proprio per l'umido. Poi ho preso due pacchetti di nocciole,
Queste me le tengo a casa anche perché le nocciole, la frutta secca da Eurofin costa poco. Queste di solito li faccio, cioè li trito nei bimbi quando faccio la torta. Ora è da un po' che non faccio la torta alle nocciole. Magari la porto. E in qualche... Non lo so, le mie suocere, non lo so. E ho preso questi due pacchetti perché ce ne vogliono 200 grammi. Allora, come novità, che c'era pure la volta scorsa, però io l'ho guardata ma non le ho prese perché ho fatto una spesa molto più abbondante, ho preso che queste le ho comprate pure, non so se seguite Meli Made in Sud, che è una ragazza che abita a Catania ma di origine napoletana, simpaticissima, è sposata un catanese, perciò abita qui, e fa video su YouTube, e soprattutto vuota la spesa Eurofin, e anche storie su Instagram. Aveva parlato di queste tazze che somigliano molto alle Mr. Wonderful. Hanno queste scritte tipo come quelle, diciamo queste scritte molto allegre, belle, scritte di pensiero. Allora ho preso questa, tutto è possibile con entusiasmo, e litri di caffè, questo lo darò a mio marito. Poi è bellino che ha questo, diciamo, cucchiaino che non si toglie, anzi si toglie, però non si è rotto fino ad ora. Sono costate 2,99 euro. Ancora noi stiamo usando le tazzine, le tazze da latte di Natale. Amanti, te li devo conservare quelle. Siamo a fe fine febbraio ancora con le tazze di Natale, perciò ho voluto prendere queste. Io magari mi prenderò questa che c'è scritto buongiorno, se il buongiorno si vede da mattino, e poi non so cosa significa, comunque mi è sembrata carina per non prendere sempre le stesse frasi. È bella perché la scritta è riportata in tutta la tazza, non solo da un lato. Ho preso queste. 2,99 euro. Poi, altre novità che sono arrivate in questo store dove vado io, sono mangiarecce. Allora, dove le ho messe? Ah, ecco, lì c'è un'altra busta che non ho avvicinato. Allora, ho ripreso questi biscotti con pochi grassi, senza zuccheri, che ho preso sabato scorso, e veramente li mangio quando torno a casa, quando faccio la merenda con mezzo bimbo. Sono i biscotti più buoni che ho mangiato da Eurofin. Aveva ragione una mia amica che è iscritta al mio canale, dice che i suoi figli se li sono comprati, invece sono molto buoni, sono buonissimi. Allora, sono lisci. Se voi piacciono le cose zuccherose, dolci, queste no. Però siccome a me le cose molto dolci proprio non piacciono, a me non sto mangiando dolci e cose varie. Poi sono belli da inzuppare, sono belli spessi, hanno un buon odore, mi piacciono un sacco, veramente per me sono i migliori biscotti di Eurofin più, diciamo, light. Poi ce ne sono buoni, però sono molto grassi. Ho visto che ci sono, l'ho detto la volta scorsa, anche le gocciole senza latte e senza uova, però sono comunque con lo zucchero, sono integrali. Poi mi piacciono, però a me di mattina il cioccolato tanto fa male, perciò niente, ma questi li mangio comunque il pomeriggio. Sono troppo troppo buoni, me ne è rimasta solo una confezioncina e perciò ora li ho ripresi. Però non sto trovando lo scontrino, eccolo, è qui. Qua c'è lo scontrino, ho speso 56,15. Il salmone scozzese 3,19 euro, le pizze 3,89 euro. Poi mi hanno dato ancora l'omaggio di Star Wars che darò ai miei nipoti, un altro perché un altro uno gliel'ho dato. Ah, ho preso gli imbocchini di pesce spada che mangerò oggi, che sono di là, 5,24 euro. Invece la bresaola è costata 3,49 euro, la mortadella 1,89 euro, i frollini questi che vi ho fatto vedere senza zucchero 1,49 euro, le tazze in ceramica, ricordo bene, 2,99 euro. Poi ho preso, finalmente ho trovato queste candele con questa profumazione. Allora, qualcuno mi chiedeva se sono belle profumose, e insomma, dipende dalla
della stanza dove li riporrete. Allora io qua una cucina grande, si sente e non si sente, quelli che si sentivano di più erano quelli dell'edizione di Natale, quelle che somigliavano alle Yankee Candle, quelle grandi, quelle giare grandi. Questo un pochino si sentono, però certo si disperde un po'. Finalmente ho trovato questa profumazione che mi pare che si sentisse un po' di più, ai frutti di bosco, sempre nella cosina di vetro. Anche se purtroppo durano poco, se non li tiene tanto. Le ho prese tutte e due in questa profumazione, erano le uniche che c'erano di questa profumazione, le altre le ho lasciate stare. Poi ho preso una bottiglietta di sapone per piatti, questo qua in questa diciamo confezione piccolina che è più facile e maneggevole, al limone verde, che non è male, diciamo, questo prodotto. Poi ho preso la carta forno in fogli, che io ne consumo tanta ed è ottima. Vediamo se qua la trovo. Sì, ci deve essere però. La candela 1,29, le prugne 1,69, i panini hot dog 69. E niente, poi ve lo dico. Poi ho preso questo, è un olio, diciamo, per pelli sensibili per bambini che lo compro perché mia mamma ci faccia i massaggi e non gli fa allergia. Ancora ne ha una bottiglietta, però metà bottiglia, perciò l'ho ripreso. E l'olio, questo qua che è per i bambini, mi è costato. L'avevo visto l'olio, 2,99, manco tanto. Allora, la novità mangereccia succulenta che è da un po' che è uscita, però in questo store ancora io non l'avevo vista. Sono che io non mangerò, o semmai ne assaggerò solo uno, ma io non mangerò. Quindi, quando direte mio marito, i simil Nutella Biscuits nell'edizione Dolciando, naturalmente si chiamano in un altro modo, no, Noccio Biscuits. E dice proprio questa ragazza Melania che sono per lei, secondo il suo parere, molto più buoni di Nutella Biscuits perché quelli là sono molto dolciastri. Non lo so, dice anche la frolla è più croccante, molto buona. Io veramente li ho voluti prendere. Sicuramente avrà ragione lei perché ogni volta che io compro le cose che dice lei veramente risultano. Veramente come dice, scusate che ripeto sempre veramente. Allora, sono solo 200 grammi. Vi voglio dire quanto sono costati. Li devo trovare. Involtini. No, e come mai non li sto trovando? Tre pizze margherite, no, Noccio Biscuits. Sono costati solo 1 euro e 39, mentre quelli della Nutella sono buoni, sono molto dolci, ma costano quasi 4 euro. Vediamo un po', sicuro li mangerà mio marito e magari uno lo voglia assaggiare. Ma lei dice tante belle cose di questi biscotti. Allora, come Eurofin ho terminato. Altre cose sono di mio papà. Ho preso la carta igienica, quest'altra bresaola. Ora vi mostro le cose di Deco. Allora, Deco. Ho speso sempre di meno dell'altra volta. Devo prendere due cose, ma sempre qualche cosa l'ho presa perché certe cose le prendo proprio solo da lì. Anche perché ho preso i piatti in plastica che ormai non li trovo più da Eurofin perché ci sono quelli biodegradabili, sono pochi e costano tantissimo. Devo spostare queste cose, allora non c'entra niente. Ho preso queste che non mi ricordo quando sono costate, certo non costano poco, ma ce n'è un tipo che costavano ancora di più. Questi qua della marca DS. Questi sono, forse non sono qua, così sono quadri, ma sono. Non capisco, forse sono piani, non sono fondi, i fondi non li ho trovati. Poi ho preso pure i bicchieri che vi mostrerò.
Ho preso i soliti biscotti di mio marito, che a Nestlé gli piacciono, sì, diciamo, sono buoni, sono costati 1 euro. Poi ho preso la vanillina di questo marchio Rebecca di Maria Rosa, che mi era finita. 1 euro e qualcosa, oppure 56. Poi ho preso queste qua, che devo rinnovare, queste spugnette per lavare e diciamo gli utensili. Poi ho preso le solite fette biscottate, che ormai compro sempre sono queste, i cereali, perché sono buone. Solo che ora l'ultimo pacco che ho aperto mi sono risultate tutte rotte. Che rottura veramente. Ho saputo che sono uscite le fette biscottate in confezione da 2 da Buitoni, però ancora non c'era nel supermercato questo, perciò ho ripreso queste, sperando che non siano rotte. Poi ho preso, come vi ho anticipato, i bicchieri in plastica. Ho preso, che ne ho metà, meno di metà, il Nesquik con meno 30% di zuccheri. Io ne metto un cucchiaino nel latte, anche per mio marito ne metto di più, sono un cucchiaino. Poi ho preso, che ne ho meno di metà, il tonico rinfrescante, questo qua. Perché c'è la parte dove c'è la sezione, diciamo, farmaceutica, però non mi sono mai soffermata, perché chissà quanto costano le cose. Comunque io con questo tonico mi trovo bene. Poi ho preso solo una confezione di marmellata, di confettura. Stavolta ho voluto prendere sempre l'aereo, perché ritengo che sia una delle migliori marmellate in commercio per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto poco calorico e per quanto riguarda la consistenza della confettura, perché è molto corposa e non è per niente liquidina, mentre per esempio la Zoe, che è un buon marchio, non è che si può dire niente. Però rispetto a questa mi risultava, quando la compravo, più acquosa, mentre questa proprio si vedono i pezzi di frutta. Ora io proprio stamattina ho finito quella alle fragole, che l'ho fatta assaggiare pure a mio padre. Sì, è vero, è più corposa, e poi è liscia. Se voi non vi piacciono le cose proprio lisce, non ve la comprate. Però io ormai ho questo regime alimentare, me la metto sulla fetta biscottata. Ho voluto prendere questa opzione ai frutti di bosco. Speriamo che non mi sa di medicinale, che di solito i frutti di bosco mi piacciono e non mi piacciono. Però l'ho voluta provare, credo che mi potrà piacere. Ne ho presa solo una confezione, però. Questa, ecco, non vi sto dicendo i prezzi, vero, è qualcosa. Poi ho preso, perché me lo sono scordato, a comprarlo da Eurospin, il cacao amaro, che è sempre buono tenerlo in casa. Poi ho preso una confezione di formaggio di questa fetta, che me lo metto, diciamo, nel panino quando vado a scuola, questo qua, il sicanino, che è proprio senza lattosio. Poi ho preso i dischetti struccanti d'Emacup. Poi ho preso, allora, l'altra volta, non questa volta, una volta ancora, l'altra volta, ho voluto provare questi triangolini di gallette, mini gallette. Sono una goduria. In particolar modo, io ho preso questa ai ceci e quelli ai leguministi. Allora, quelli ai leguministi non sono niente di che, a mio modesto parere. Ma questi sono proprio, si sentono i ceci, veramente buonissimi. Sono, diciamo, non sono fritti, non dovrebbero apportare tante calorie, e sono belli, croccanti, sono uno spezzafame. Mi piace tanto il gusto, infatti questi costano 1 euro e qualcosa. C'erano pure da Eurospin, però non ai ceci, quelli soliti che io prendevo prima, che sono buoni, ma ora, avendo provato questi, non li ho voluti prendere al Deco, questi ceci, perché sono troppo buoni, troppo troppo buoni, senza glutine, lievito, lattosio. Sono veramente, solo per sgranocchiare qualcosa, ne ho presi ben 3 pacchetti, perché per ora non ci vanno questi giorni. Questi qua. Poi ho preso l'insalata di carote julienne, che l'altra volta l'ho comperata ed era molto buona, mi sa, veramente buona questa.
Poi ho preso la ricotta che devo riporre in frigo, che oggi ci devo fare la pasta con la ricotta a mio marito. Ho preso questa confezione di Santa Lucia, perché lì da Eurofin me la sono dimenticata. Poi cercavo di sbrigarmi, che sono andata presto, però è diciamo un ambiente più piccolo rispetto lì, perciò vedevo persone e mi sono sbrigata, a parte devo prendere poche cose. Poi ho preso questa qua della Vallelata, che ha diciamo scade ancora il 12, che comunque la farò una oggi, una la conservo per qualche altra occasione, sempre buona tenerla a casa. Ecco, da euro da Deco ho speso 43 euro. Poi ho preso lo zucchero a velo, sempre di questo marchio Rebecchi. Ci sono passata davanti e l'ho preso. Poi ho preso il lievito pane degli angeli, che mi era finito. Poi ho preso, stavolta c'era in offerta, il galbanino, che costava 3 euro in pari 89. Questo qua lo mangia mio marito, oppure per delle ricette è ottimo il galbanino. Poi ho preso, ecco, mi ero dimenticata di prendere l'acqua, quella piccola. Ero in cassa, perciò sono tornata indietro con tutto il carrello, infatti ho perso anche il turno, cretina, potevo lasciare il carrello lì. Niente, ho preso questa bottiglietta d'acqua. Poi ho preso, ho visto diciamo una ricetta su Instagram di una ragazza che seguo, Crazy Girl, che faceva i biscotti fit con i fiocchi d'avena, una banana tagliuzzata piccolina e un pochettino di cacao amaro. Fatto diciamo l'impasto creato con le mani, si mettono nel forno, 20 minuti di cottura a forno, forse un forno statico, e la temperatura penso 180 grammi, 180 gradi sicuro. Questi, perciò, non li ho mai utilizzati, forse una volta li ho comprati per fare il porridge. E perciò i fiocchi d'avena, che lì da Eurofin mi sono dimenticata a guardare se c'erano. Perciò penso che tra oggi e domani li farò, perché li voglio provare. Dice che sono molto buoni e li ho presi. Non c'è bisogno di mettere zucchero, anche se forse se non piace con lo zucchero, un poco di zucchero di canna si può aggiungere. Poi ho preso delle cosine femminili che non vi mostro. Come lava pavimenti, che mi sta finendo il Rio Boom Boom, mi sono trovata molto bene. Ho visto che c'era in offerta anche l'altra volta, c'era ora, da tanto che non lo compravo perché questo costa tanto, però era ancora in offerta 1,79 euro il Bref, che è molto buono, lucida bene i pavimenti, me lo ricordo da quando lo comprava mia mamma, forse il primo anno che mi sono sposata. Mi pare che una volta l'ho comprato, ma è buonissimo. C'è anche la fragranza floreale, ma questa mi piace di più. Allora, mi pare che io ho finito di mostrarvi tutta questa spesa, che è molto di meno della volta scorsa, però sempre qua il tavolo si è riempito. Niente, io vi ringrazio di cuore di aver visto il video. Devo fare il video dei prodotti finiti e poi aspetto un piccolo ordine dell'Avon, e poi mi sono comprato una cosa, diciamo, una piccola cosa profumosa, e ve la mostro, non faccio il video a parte, ve li mostro poi magari con le cose di Avon, vediamo. E vediamo se tra ormai domani posso girare il video dei prodotti finiti, e semmai quell'altro, perché poi durante la settimana mi viene male. Comunque non vi lascerò orfane, vi girerò questi video quando posso il GRVM, però il GRVM non so quando, però anche se sarà estate, primavera inoltrata, vi prometto che con quella palette ve lo girerò. Solo che ora sono accorto anche di prodotti, mi sta finendo il blush, ne ho pochissimo e non ho neanche il fondotinta, anche se nel calendario dell'avvento ho provato una mini size del fondotinta, quello là leggero, di una BB cream, magari potrei utilizzare quella in base alla colorazione. Io per adesso vi saluto, perché già sono arrivate a 24 minuti passati. Vi mando un bacio, un buon pranzo, una buona cena, in base a quando vedrete questo video. Grazie e alla prossima, ciao!